Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo Versus. Esatto. Perché un Versus? Esatto, sì. Innanzitutto ho una mela del bonsai che gli ho regalato per Natale. Ancora viva. Un stronzone che gli fa schifo il bonsai. E... ancora viva. No, c'è il focus su di te, che cazzo. Infatti, mela, però, lì. Vabbè, è una mela bellissima. Rimane qui a portarci fortuna. Esatto. Oggi ritorniamo a trattare un argomento che in realtà abbiamo trattato in un'altra luce nelle settimane scorse. Esatto, perché abbiamo fatto il video parlando di un PC da 500 euro contro una PS5. La grande questione di Gamer Nexus. Esatto, di fatto andando a eliminare quella che è la questione hardware, dicendo sì, ma se PS5 fa da A, PC fa da A Z, quindi sono difficilmente paragonabili, per me il BZ vale X, per un altro vale Y, quindi quel confronto è difficile. Sembra un video matematico. Esatto. Quelli di Dadobax. Di commento, ovviamente, dato che noi abbiamo detto no, ma basta, escludiamo i video. Cosa hanno fatto iniziare? Hanno iniziato a paragonare le esclusive, perché giustamente se non puoi paragonare l'hardware inizia a paragonare il software, quindi giustamente siamo qua a parlare anche di questo fatto, se per noi sono superiori le esclusive di PS5 o quelle del PC. Quindi la domanda di oggi è interessante. Andiamo a trattare una tematica scottante, che di solito è abbastanza chiacchierata. Infervorante. Esatto, quindi andiamo a parlare delle esclusive e delle differenze tra esclusive PC e esclusive console, concentrandoci ovviamente sulla console che di esclusive ne ha e non è Switch. Perché oggi... anche di Switch si potrebbe parlare di esclusive. Però Switch è un mondo complementare, sì, secondo me, il gaming. Switch è normale. Non fa gaming, fa un'altra roba. No, fa gaming ma è complementare a sì, quello sì, che... sì. Che trattiamo noi, diciamo. Se possiamo tranquillamente dire, soprattutto questo 2020, il PC è diventato di fatto il punto di riferimento per giocare, il punto di riferimento per la maggior parte delle persone a livello massivo è PlayStation. Che frase ad effetto. E quindi Sony, con la sua bellissima console, ha sempre costruito i suoi giochi in una maniera molto intelligente. Sempre no, negli ultimi anni, nell'ultima generazione, ma forse anche nelle ultime due. Ha iniziato nella generazione, nel finale di generazione PS3, esatto. Dopo il disastro della parte iniziale, andando poi a consolidarsi nella scorsa generazione, infatti, esatto, con PS4, facendo crescere come bonsai, appunto, e con affetto i propri studi, facendoli diventare pian piano da piccoli studi medi o piccole perle a massivi, enormi studi che vendono 20, 15, 30 milioni di copie. Com'è che sei passato da 20 a 15 a 30? Comunque sopra i 15 milioni di copie, secondo me, è un gioco, quando supera le 10 milioni di copie, diventa già un gioco bello affermato. La cosa che ha voluto fare però Sony in questi anni, che ha voluto costruire, è un impianto molto improntato sulla narrativa per quanto riguarda la costruzione dei suoi giochi, dei suoi studi che sviluppano le sue esclusive, molto improntato sulla narrativa, e grazie a cazzo non vi stiamo dicendo niente di nuovo alla esatto. fine, lo sapete benissimo tutti quanti. E con una struttura che sia il più camaleontica possibile, non camaleontica, apprezzata, più apprezzata dal pubblico videoludico in generale. Quindi che prenda la maggior parte di pubblico a livello di gusti. Esatto, il target deve essere il più ampio possibile, deve essere una forbice veramente enorme. Ci deve essere il tredicenne che ci gioca come il 55enne esatto. che gioca, il padre che gioca sulla console che compra il videogioco. Perché? Perché appunto questi giochi sono anche di fattura molto molto ben fatti, sono giochi estremamente puliti, estremamente fatti bene, con doppiaggio in tutte le lingue, e ormai questo è raro. I sì. giochi Sony sono doppiati molto bene in italiano, cosa che appunto dall'altra parte, che dopo parleremo esclusive PC, è roba ormai completamente dimenticata. C'è una cura al dettaglio e alla fattura del gioco in sé che è decisamente alta. Un The Last of Us Part 2, come abbiamo detto più volte, e che lui è riuscito a finire, incredibile finalmente. Ma vero, incredibile davvero, è senza ombra di dubbio il gioco che porta la narrativa videoludica a un livello mai visto. Esatto, precisamente mai visto. E ci sono molti giochi che in questa generazione abbiamo apprezzato tantissimo, però ovviamente ci sono delle similitudini mm-hmm. che non fa differire queste esclusive enormemente da l'una esatto, all'altra, anche è precisamente, cambiando un po' genere. È precisamente quello il punto, nel senso che appunto la struttura deve essere il più apprezzabile possibile al maggior numero di persone possibile, e deve differenziarsi, o si è differenziata negli anni, per la trama, per un impianto narrativo studiato non da Dio, di più,
Quindi proprio ti deve conquistare in tutto quello, in tutto quello che riguarda cioè, la trama. Cosa vuoi dire a The Last of Us, a God of War? Che è un gameplay di merda. No, scusa. Che gli devo dire? La trama è spettacolare, però il gameplay... Dall'altra parte abbiamo, dall'altra parte, cioè il PC, abbiamo una quantità di esclusive abnorme. Perché di fatto il maggior il sistema videoludico con il maggior numero di esclusive è il PC. La qualità o comunque la fattura di queste esclusive non è minimamente paragonabile no. a quella che c'è, o l'attenzione al dettaglio a quella che c'è in Sony. Queste esclusive, che possiamo chiamarle early access, indie, esclusive... Si prendono proprio tutto il mercato PC, non ci fascia. Stiamo limitando solo a una fascia, solo a uno store, come abbiamo detto, magari... Cioè, prende proprio tutto. Si possono paragonare poi le esclusive in maniera diversa. Ovvio che un The Last of Us può essere paragonato a un Alyx. Può esatto. essere, non è che si può essere, può essere paragonato all'esclusiva PC di turno. Però, di fatto, il PC ha... Alyx è già più un'eccezione, perché raramente i giochi PC esclusiva raggiungono quella anche qualità. Anche perché di fattura, ma anche di narrativa. Cioè... È eccesso, ma infatti è un unicum. Esatto. Infatti andava premiato come gioco dell'anno. Esatto. Però esatto. vabbè, lasciamo perdere. Molti altri giochi, la maggior parte di altri giochi, si distinguono per la innovazione, sul lato gameplay soprattutto, o comunque sulla fattura del gioco. Ci sono diversissimi generi, ma tantissimi, che vanno dal city builder, dagli strategici in generale, che sono tipici del PC, ma anche in generale RPG, anche action adventure, avventure grafiche, moltissimi altri generi, un infinito visto quanti sono i giochi. Esatto, e quello è anche difficile distinguersi per quello. Per cui c'è cioè, tante cose che magari sono relegate al PC... Per un motivo o per un altro. Che però innovano moltissimo lato gameplay o lato giocabilità, che ovviamente non proponendo una storia o una struttura, una pulizia di gioco enorme, però ti fanno passare anche in single player, perché poi c'è anche la parte multiplayer. Sì, ma, che è un altro discorso gigantesco. Ma parliamo della parte single player, una marea di ore veramente divertendoti, perché ovviamente c'è Baldur's Gate, ci sono i Civilization, ci sono i giochi Paradox, sono giochi di un livello superiore, però ovviamente ci sono giochi che innovano tantissimo, un Teardown... Il gioco che ha avuto... È una roba stranissima e un unicum a tutti gli effetti. Ma anche il gioco che adesso è primo delle... Io ho scaricato il gioco settimana scorsa. Che non sai come si Dyson chiama, Sphere, però. No? Ok, Dyson Sphere. Dove devi prendersi un robot che devi costruire... Vabbè, è lunga, però andatevelo a cercare. Primo su Steam costa un cavolo, un Early Access. È un gioco che mi ha fatto impazzire. È un po' una via di mezzo fra Factorio e Satisfactory. Mm-hmm. Mi è piaciuto da morire. Cioè, veramente, anche... Costruire la sfera di Dyson è stupendo. Cioè, veramente, ragazzi, ero gasatissimo. Ci ho giocato un botto settimana scorsa. Uh-huh. Cioè, mamma mia, che gioco! Hai appena fatto l'ultimo video che dicevi che non stai giocando a niente. Il weekend ci ho giocato, l'ho fatto prima del weekend. Cosa ci posso mica colpa mia? Le cose. Li metti in confusione. Non le cose più niente. Le cose cambiano. Il concetto è che in questo caso le esclusive PC, e chiamiamole esclusive, poi ci arriviamo anche a trattare la parola. Si distinguono, perché si devono distinguere, perché sono una marea in più rispetto a quelle Sony, si distinguono non tanto per la narrativa... Ma per profondità di gameplay, innovativa del gameplay... Ma per profondità di gameplay... E diversità nel panorama videoludico. Molti giochi sono qualcosa di mai visto, ma perché questo? Non è che perché in Sony non sono capaci di fare... Anzi, esatto. C'è un discorso, appunto, che porta al rischio d'impresa, ovviamente. Sony ha un modello di business, come abbiamo detto, legato l'altra volta a PlayStation, che si ricollega ovviamente anche qua, dove appunto vendendo console sotto costo, vende poi i giochi... Ma non guadagna neanche coi giochi, non sono le esclusive che le fanno guadagnare. Lui vende console, collesca delle esclusive, esatto. per poi farvi giocare lì a Fortnite e comprare un miliardo di euro esatto. di skin. È esatto, lì che si guadagnano esatto. soldi veri, ragazzi. Non di certo con The Last of Us Part 2, che ha costi di sviluppo alti, che vende 15, 20, 25 milioni di copie, c'è un guadagno, ma non minimamente... Non paragonabile come... con i multipiatta, chiaramente. Con i multipiatta, soprattutto con acquisti in app, su cui Sony ha una percentuale. E in quel caso... Il problema, il punto principale del discorso è che lì Sony e gli studi annessi non possono sbagliare, cioè non possono cazzare un'esclusiva in questo caso. Devono fare tutto il lavoro nella maniera, come detto prima, più perfetta possibile, di modo che possa piacere a più persone possibile, di modo che se ne parli il più possibile per avere questo ritorno poi, perché di fatto... Non guadagna con la console, guadagna con tutto il resto dopo. Anche il rischio che si prendono è il minimo possibile. Ed è una cosa normalissima, perché appunto noi molte volte parliamo di soldi
e anche in questioni di hardware e altro, ma perché le motivazioni se le vai a cercare lì, ragazzi, è inutile andarsi a inventare, no, perché di qua di là. Molte volte voi pensate che la competizione, che a parte che ci sia una competizione, esatto, cosa, che è già la cosa da demonizzare, ma seconda cosa, come se fosse uno sport con delle regole, è business, ragazzi. Esatto. Le cose si fanno, lo fanno per guadagnare, non lo fanno per divertirsi, quindi seguono quelle, fanno quelle cose per una motivazione, non è che perché no, ma lui voleva più gameplay, non gliel'hanno fatto perché no, no, giustamente questo modo di fare ti porta a essere un po' incastrato, a non poter a volte esagerare o fare cose più sperimentare, usare qualcosa in più, usare troppo, e che le porta a volte a essere un po' troppo, come avevamo detto, avere un certo pattern simile. Si rischia una volta, poi boom, si segue. Quante volte si è parlato in questa generazione del rischio della nuova IP? Del discorso delle nuove IP, esatto. Quindi tutto quello che è il discorso di fare tanti sequel, o addirittura di buttarsi sui remake in questo senso, e non sperimentare facendo qualche cosa di effettivamente nuovo e innovativo sotto tutti i punti di vista, non solo sotto il punto di vista della trama. Esce PS5, lo remake di un gioco che sapevano che non aveva venduto tantissimo, però perché ha creato un fenomeno di massa gigantesco, e Spider-Man, dobbiamo aggiungere veramente altro su Spider-Man. Esatto. È una delle IP più grosse al mondo, Spider-Man. Mm-mm. Per cui guardate il casino che è successo fra Marvel Cinema e Sony Cinema per i diritti. Cioè, ragazzi, infatti, Spider-Man è un disastro. Non è che, ripeto, quindi lo fanno perché le esclusive devono avere un lancio su qualcos'altro. Su PC invece le esclusive non hanno questi tipi di limitazioni, non hanno enormi budget, non hanno rischi enormi, hanno degli accordi ovviamente, soprattutto quando sono piccolini, riescono anche a fare, riescono anche con i pochi soldi che hanno a fare un gioco, a prendersi, comunque si prendono un enorme rischio, ma non è che si prendono rischi da migliaia, decine di milioni di lì euro. Lì ci sono tanti fattori, nel senso che la piattaforma in primis è più aperta, quindi tu con qualsiasi indie puoi sperimentare quello che vuoi, perché per tornare al discorso di prima, devi emergere in qualche modo, quindi devi sperimentare, devi creare qualcosa di nuovo, non hai la sicurezza di magari una grande casa o magari di una grande IP. Non c'è il marketing, ragazzi, costi o spese di marketing. C'è molto più... È il passaparola, le recensioni su Steam, infatti è per quello Epic non potrà mai essere adesso al pari di Steam, perché un gioco non può emergere. No, esatto. Uno, io non faccio... Come fa a emergere se non spendi su marketing su Epic? Su Steam c'è tutto un sistema di valutazioni di importanza di più venduti che te li fa notare. Autosostenuto, tra l'altro, perché è tutto community, io praticamente. Io spesso vado a vedere i giochi con la percentuale estremamente positiva su Steam, vado a cercarmi più venduti e boom, li becco subito. Cazzo, mi piace, boom, lo compro. Esatto. Cioè, è un modo facile per farsi vedere quando una roba è fatta veramente bene. Ma comunque qui si riesce ad avere a volte qualcosa che nelle esclusive Sony non c'è. Perché ad esempio una profondità di gameplay che ho avuto, che sto provato in Baldur's Gate o nei Divinity, ragazzi, sono cose veramente di livello pazzesco. È difficile da trovare. Una complessità di gioco, una personalizzazione, in più c'è anche una buona trama, ok? Molti di voi dicono, vabbè, Divinity non ha la nostra grandissima trama, però vabbè, comunque ma in generale... GDR di base te la crei tu la trama, è fatta apposta. Cioè, un gioco veramente spettacolare, e ce ne sono molti altri così. Per non parlare dei giochi strategici, cioè Crusaders and Kings, ragazzi, è una roba, cioè, no sense, veramente un gioco no sense. E qui voi, dopo tutto questo barcamenarsi di discorsi, vi chiederete... Sì, ma quale è meglio? Esclusive. Io di esclusive PC non ne ho mai sentite, non ho mai sentito grandi sponsorizzazioni di esclusive PC. Parliamo del discorso parola esclusiva. Esatto, c'è anche questo discorso da fare. È stato un po', non credo da Sony, però credo anche dall'utenza. No, da tanti, un po' in generale, sì, infatti. Adesso dire esclusiva, uno si aspetta un AAA enorme, cioè quasi l'aggancio della stovazza God of War viene quasi automatico. Pensateci proprio normalmente, voi se vi diciamo esclusiva che cosa vi viene in mente? Cioè qual è il primo collegamento che fate? Sony e magari qualche IP mostruosa del calibro Zelda, di The Last of Us. Pokémon. Però è più difficile che se dici esclusiva ti viene in mente Zelda. È più difficile perché lo dai per scontato che le cose Nintendo sono solo su Nintendo. Per quello dicevamo anche prima che è un mondo quasi a parte. Esclusiva ti viene in mente Sony, ti viene in mente God of War, ti viene in mente Uncharted, ti viene in mente The Last of Us, eccetera, eccetera. Ma esclusiva non è sinonimo di qualità. Esclusiva vuol dire c'è solo lì. Solo lì. Non vuol dire essere qualitativamente migliore, ma solo che si trova in quel posto specifico. E difatti non è che sono tutti God of War o The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, ma sono ben altro...
molti sono molto al di sotto, ovvio, c'è un pattern, c'è una qualità, non escono mai giochi rotti, non escono mai giochi così, però molte volte sono giochi che non spingono mai sopra un certo punto di vista, non si espandono sopra un certo punto di vista. Non, da Sony un qualcosa come Cyberpunk 2077 manco lo pensano di pubblicarlo, perché, ma l'hanno detto anche loro quando è uscito Red Dead Redemption 2. Cory Balrog stesso in un'intervista l'ha detto, manco ci mettiamo a fare una roba open world di quel tipo. Infatti, manco ci mettiamo. Ma basta solo vedere anche a livello mediatico, l'anno scorso o forse addirittura 2 anni fa è uscita un'esclusiva PS4 che non si è cagato nessuno, che non mi ricordo come si chiama, non lo so, sono usci te con Crit Genie, non mi veniva, sono dovuto andarla a cercare. In ogni caso, quel gioco lì quando è uscito non ne ha parlato nessuno in primis, però quando è uscito tutte le testate giornalistiche, tutti gli youtuber, tutti quelli che ne hanno parlato, l'unica chiave che si leggeva in giro era esclusiva PS4. Non c'era neanche il titolo del gioco. Beh ragazzi, esclusiva PS4. Quello che è successo con Godfall è un gioco che meritava attenzione mediatica pari allo zero, e se ne è parlato uno e mezzo. Ci sono e se ne è parlato peggiori. Tantissimo, nonostante fosse di fatto un gioco di merda. Noi l'abbiamo incluso nella suite di test, però veramente solo perché aveva ritreso, solo per quello. Comunque, quello che vorremmo farvi capire in questo senso è che la parola esclusiva è stata portata a un livello che snatura proprio il senso della parola. Cioè adesso esclusiva, per quando si parla di qualcosa di videoludico, non si parla più di esclusiva in quel senso, si parla di qualcosa di elevatissimo, di qualcosa di altolocato, un gioco esagerato. Sì, perché io posso trovare giochi come ad esempio abbiamo detto Divinity, come adesso parliamo di Civilization, come Crusaders Kings e altro su PC, ma molti altri adesso non mi vengono in mente che ho giocato, anche lo stesso Dyson Sphere è bellissimo, ma ce ne sono molti altri che di fatto sono fatti benissimo, sono ottimi ma veramente grandiosi giochi, però non si sfregiano di quell'aura di esclusività, esatto, che hanno dall'altra parte. Ma tutto questo anche poi portarvi a farvi capire che di fatto, come abbiamo detto per l'hardware, che uno dipende da quello che ci fa e dalle vostre esigenze, qua dipende molto dai gusti. Esatto. Perché a me piace tantissimo non poter rinunciare alle esclusive PC, perché GDR soprattutto strategici in esclusiva. Beh, abbiamo passato anche migliaia di ore sugli MMO, se per quello, nel senso. Sono spettacolari, per me non poter mai rinunciarci. D'altro canto, ritornare in una storia molto avvincente che ti prende tanto e ti consuma quasi dentro, come molte che hanno fatto in casa Sony in questa gen, mi piace. Quindi sta a voi capire quello che volete giocare, a cosa volete giocare, a cosa vi piace giocare. Basta vedere anche i fenomeni usciti in questi ultimi anni, che poi ovviamente si sono poi casualmente ritrovati su tutte le piattaforme. Quindi il discorso è alla fine sempre lo stesso, cioè in questo caso non c'è un vero vincitore, cioè noi abbiamo voluto fare questa analisi per mettervi in luce i punti di differenza principale, ma poi alla fine dei conti dipende tutto da voi, dipende tutto da ci noi. Ci sono dei tutto punti di valore, perché ovvio si che si può discutere. In generale, scusate, Sony sono di fattura, sono fatte meglio dei giochi PC. D'accordissimo, di tanti giochi PC, non di tutti. Di tanti giochi PC. Oggettivamente verissimo. È vero. Sono meglio delle esclusive PC? Dipende. Assolutamente no. Dipende. No, assolutamente no. Per me dipende, cioè quella che sì e quella che no. Esatto, dipende, sì, da quello che ti non è un termine assoluto. Il gameplay delle esclusive PlayStation è migliore delle esclusive PC? Quello no. Non ci provate neanche a scriverlo nei commenti. E per concludere, proprio ricollegandomi al discorso che faceva prima Davide, il discorso di esclusive va anche in un'altra iterazione. Ti sei innamorato di sta mela? Si vede che sei proprio un fan Apple, eh? Oddio! Ma come fai a collegare? È una mela. Tutto questo, tra l'altro, è un discorso che, per dove sta andando il mercato videoludico, sembra un po' essere anche fine a se stesso, di fatto. Perché lo comunque, è come si è dimostrato, quando un gioco PC ha enorme successo esclusivo PC, arriva su console. L'anno scorso è uscito Civilization su console. L'anno scorso è uscito un'esclusiva Sony su Steam. Già. Cioè, ovunque in realtà è uscito. Esatto, questa situazione, quando un gioco ha molto successo come Divinity, e come sarà sicuramente anche per Baldur's Gate, uscirà anche su PlayStation.
Così come è molto probabile che la stessa Sony voglia trovare un modo per monetizzare ulteriormente i propri giochi esatto, con magari uno store proprietario o altro, per monetizzare i giochi su PC. Perché... andando stranamente sulla base di utenza più grande, incredibile. Ma non è perché c'è un qualcosa, come detto, di sportivo, una gara tra uno e l'altro, ma perché semplicemente è la cosa più giusta da fare. Non esiste un'esclusiva che ha fatto 50 milioni di vendite fuori dal mondo Nintendo. Perché? Perché una volta che arriva così tanto successo, diventa multipiattaforma per vendere di più. Il caso di Bloodborne, ragazzi, adesso io... È un unicum Bloodborne. Ma non lo voglio dire perché poi adesso mi espongo e domani annunciano Bloodborne 2. Però il caso che From Software è passato ad altri progetti, secondo me non è un caso. Perché un gioco di nicchia come quel tipo lì, che non fa 20 milioni di vendite, per un gioco single player, che non ha acquisti in app o altro... Se non viene venduto su tutte le piattaforme, è ovvio che è limitativo. O c'è il publisher che sgancia per il gap mancato, oppure io li faccio uscire tutti gli altri. Infatti, poi tutti gli altri giochi, Elden Ring adesso ha addirittura marketing. Gli ultimi giochi hanno addirittura il marketing Microsoft, con Microsoft. Perché? Perché guadagnano di più. Esatto. Quindi il discorso esclusività, secondo me... Si sta perdendo. No, sempre. Si sta perdendo, sembra che perdi qualcosa di negativo. No. Non c'è niente di negativo. Si sta affievolendo il discorso dell'esclusiva per come è stata intesa fino adesso. Infatti, sempre più case, sempre più software house, sempre più IP stanno puntando all'esclusiva temporanea. Quindi a stare solo per un tot di tempo, pagata e strapagata dalla casa che vuole l'esclusiva temporanea, per stare solo su una piattaforma. Ma poi, prima o poi, si deve monetizzare. Esatto. Si deve fatturare. Per cui i giochi belli, i giochi che già di base devono rientrare magari anche di tanti costi, escono anche per altre piattaforme. E questo, ragazzi, molti la fanno impazzire questo discorso. No, anche è un pallino incredibile. Però sinceramente a me, ci sarà la possibilità di collegare un mouse e tastiera su PlayStation tranquillamente e giocarsi a un Civ, come si potrà giocare a un The Last of Us su PC. Lo giocherò comunque su PC. Non ci Ah no, scusa, non volevi dire questo. Noi, beh, ma poi dipende da te, cioè quello dipende da, come ovvio, detto, ovvio, dal video precedente. Però parlando di giochi... Io sono solo contento, non me ne frega niente se Alex uscirà su VR 2 di PlayStation e come non me ne anzi vorrei che uscisse anche giochi esclusivi molto inclini al PC come Bloodborne, che tuttora anche su PS5 fa schifo, FPS, sì, fa veramente schifo su PC, con una piattaforma che potrebbe premiare la tipologia di gameplay, o Dreams, che è un gioco come è stato con tanti che è un altri gioco che dovrebbe andare su PC assolutamente, perché Dreams. Sekiro, dimmi che girava meglio su console in generale. Sekiro è un gioco oggettivamente che su PC è premiato mille volte ma meno, ma tanti giochi avrebbero, ma basterebbe avere guadagnare 60 FPS adesso su PS5, questo problema infatti non ci sarà più, infatti. Quindi già comunque la giocabilità minima sui giochi action è garantita, non è come la scorsa generazione, però comunque si ha su certi PC e su certi hardware si apprezza molto di più quel tipo di gioco, sì, è indubbio. Quindi ragazzi, questa è la nostra opinione su chi dei due ha le esclusive migliori, come al solito, c'è una via di mezzo, perché... C'è un po' di meglio, un po' di peggio da tutte e due le parti. Quindi nessuno dei due. Anzi, fateci sapere voi dal vostro punto di vista cosa ne pensate di tutta questa faccenda, anche perché è un discorso parecchio complicato e ci piacerebbe tantissimo vedere i vostri commenti e capire cosa ne pensate voi. Esatto, ragazzi. Anche perché è una cosa che divide spessissimo. Ma questa è forse una delle cose che divide più di tutti. La console anche war, se noi ce ne sbattiamo, perché io dico AMD merda, Nvidia merda, Intel merda, un video sì, un video no. E fu così che domani il canale Prodigy non lavora più con nessuno. Però cioè, non ci facciamo troppi problemi a esprimere la nostra opinione così. Comunque cercando di argomentarla. Poi se qualcuno dice no, guarda, questo è diverso perché è diverso, assolutamente siamo pronti qui a rispondere. Quindi ragazzi, alla prossima.